Un'altra serata politica elettorale, questa sera si presenta il programma elettorale ma anche quello che si è fatto finora. Sì, abbiamo fatto la sintesi di questa avventura meravigliosa di 5 anni di servizio alla nostra città. Abbiamo puntato fondamentalmente a creare quelle condizioni per rendere Campobello più bella, più ospitale e soprattutto per creare quelle infrastrutture, quelle scelte di carattere amministrativo, prima di tutto il piano regolatore, che consentono la possibile concreta capacità di sviluppare e creare occupazione e lavoro e soprattutto speranze per i nostri giovani che possono pensare al loro futuro nella loro terra attraverso una politica che sviluppi il turismo, che valorizzi le frazioni, che si impegni sul terreno dell'agricoltura, che sblocchi l'edilizia, che metta in campo quelle scelte di valorizzazione delle nostre ricchezze archeologiche e culturali, facendo in modo che tutto ciò possa diventare il ciampolino di lancio della prospettiva e dell'avvenire. Io credo che molti di questi punti sono in corso di realizzazione, questi prossimi 5 anni servono per dare completezza, concretezza a questi obiettivi e sono convinto che con la nostra amministrazione e con le nostre scelte politiche i prossimi 5 anni sicuramente Campobello di Mazara troverà quello sblocco e quella realizzazione delle proprie speranze, dei propri sogni, che sono appunto le cose che ho detto prima. Qual è il futuro quindi dei giovani di Campobello? Il futuro dei giovani di Campobello è quello di essere artefici e protagonisti di una grande politica infrastrutturale che riguarda il turismo, che riguarda la cultura, che riguarda una nuova organizzazione moderna dell'agricoltura e la valorizzazione dei nostri prodotti, la possibilità di gestire queste strutture importanti sul terreno dell'archeologia, sul terreno del teatro, delle culture più in generale, che sicuramente sono state fino ad oggi solo espressioni apodittiche di manifestazione di volontà. Invece la mia amministrazione ha lavorato per creare proprio quelle strutture concrete, quei pilastri fondamentali sui quali è possibile poi sviluppare nella legalità questa concreta certezza, tenendo sempre presente il principio della legalità e il principio della lotta alla mafia e all'organizzazione criminale, che rimangono l'impegno prioritario della mia amministrazione.